È una tradizione irrinunciabile per gli aretini la Fiera della Santissima Annunziata, il mercatino delle piante più variegate che si snoda in via Garibaldi. Di solito l'appuntamento annuncia l'inizio della primavera, anche se quest'anno coincide invece con un improvviso colpo di coda dell'inverno. Tanti gli espositori arrivati da molte zone della regione per presentare piantine e fiori di ogni tipo. Anche per i fiorai la crisi si fa sentire ed è sempre più complicato rimanere aperti. La passione però sembra non tramontare, avvolgendo per fortuna anche le generazioni più giovani. Ho delle piante che sono spezie, che possiamo trovare sia la classica o quelle più saporite come un misto menta con un misto limone. È aumentato tutto, dal terriccio alle materie prime aumenta e noi si rimane sempre con i soliti prezzi, da gerania, si riesce a mantenere il solito prezzo proprio per la crisi, insomma, rimettendoci qualcosa purtroppo. In questo momento qui il risveglio della primavera è si parte da aromatiche a piante perenni che si usano durante tutto, insomma rimangono per tutto il periodo estivo, se no ci sono i classici gerani, gazzanie, solanum, via via, ce ne sono tantissime insomma di piante per la primavera. C'è il lotus, bello, tutto bello colorato, l'ornitogallo, che quello si può usare anche in casa, si può tenere anche in casa tranquillamente. Poi le piante più o meno sono sempre le stesse. Queste sono due novità. I costi di gestione sono aumentati, però basta trovare vie giuste e si riesce anche a sopravvivere. Prima era molto più facile. Prego.